Vediamo in diretta la bocciata di Campi. Dieci punti. Una bocciatore, era un ragazzo che non conoscevo, ma oggi ragazzi sta giocando a un livello molto alto ed è un piacere vederlo giocare, anche perché boccia molto elegante. Quindi Monaca l'ho visto la settimana scorsa, è un giocatore che veramente gioca molto molto bene ed è anche un signore, tra l'altro. E mi spiace che non avevo pubblicato la sua foto, ma proprio perché con tutte le foto che ho pubblicato ero convintissimo di averlo già fatto. L'ho fatto oggi e mi sono scusato, ma anche perché lui, a differenza di tanti, con estrema educazione, non me l'ha neppure chiesto. Me l'ha chiesto un suo compagno, poi sono andato a verificare, in effetti aveva ragione. Terenzi ha tentato il calcio, ma non ha ottenuto nulla. Intanto stanno ragionando sul da farsi. Andiamo sull'1 dove Martino e Andruccioli si affrontano. Prende il punto, siamo 0-0. Qui invece abbiamo una coppia Isola La Cetera, spero di pronunciarlo bene, Barbanti Sensolini. Siamo qui 6-0 per la coppia di Genova, andiamo sul 3 dove Boccia Cincini gioca contro Della Godenza, ne fa 4 e si porta a 8. Quindi la situazione è più o meno questa, il biliardo che non stiamo seguendo. Io chiedo scusa, ma il biliardo... Allora, devo fare ammenda, ho commesso un errore. Qui giocano Mesuri Maddaloni contro Zanferani Zanotti. Quindi la coppia invece Barbanti Sensolini, la Cetera Isola e la Biliardo che non riusciamo ad inquadrare. Abbiamo 4 videocamere oggi. E quindi queste riusciamo a farvi vedere contemporaneamente. Andiamo a vedere sull'1 Andruccioli che va a mettere un'altra biglia a punto e ne fa 10, se ho visto bene. C'è da guardarci forse, ma credo che potrebbero anche essere 10. Andiamo sul 3. Terenzi sparecchia e quindi ne fa 12, 4, 16. Partita che si preannuncia frizzante, perché quella di Genova l'avevo già vista, è una bella coppia. Questi non li avevo ancora visti, li ho visti da lontano, ma non in diretta. Quindi 16, 10. Poi c'è Della Godenza che è sempre
on fire, porta giù Pallino perché vorrà tentare di farne tanti. Pallino va. Fa 10, 15 e 18, quindi. Vediamo se sono. No, 25 e 8, che è diverso. Vediamo ora 15-5-8 per della Godenza, vediamo Cincini. Cincini risponde un po' alta di forza, tocca la pallina e scivola a lato. Qui Campi risponde a risalire. 3 risponde a risalire, è vero. Si ferma. Ma non credo abbia fatto il punto. La monaca controlla. Monaca, non la monaca. Qui siamo sempre 9 a 6. Abbiamo detto che sono Mesuri Mataroni per Genova, Zafferani, Zanotti per... colpisce prima di prima, poi adesso le ha giocate tutte e quattro, gli avversari ne hanno ancora una, magari danno un'occhiata per vedere se colpendo in un certo modo si possono fare anche dei birilli. Rimaniamo fermi su alla fine 1, credo. Oi, 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 oi. Andruccioli ne beve 8. Truccioli ne beve 8. Maddaloni sul 2 pronto per la bocciata, sul 9-8 per gli avversari. Tanto Cincini ha fatto filotto. Andiamo a vedere Terenzi che va di nuovo alla bocciata sul 20 e 10 per loro. Sei. 26. Terenzi è un bel bocciatore.
campi, tre sponde, risalire. Bella biglia di Terenzi. Allora, ora fraternali. Fraternali, mette una bella biglia. Monaca. Buona la giocata di Monaca. Teloni è pronto per la bocciata, ne ha 16 e gli avversari ne hanno 9. Se non c'è nel salire, due punti e buca del pallino, 17 a 9. Andiamo sull'1 dove c'è Martino e Muccioli, Andruccioli 18, Martino 8, fa il calcio alla bianca, siamo arrivati al momento buono per vedere una bella giocata, 8, poi presumo che il punto da sotto sia suo, 8 e 2, 10, 18 pari, va alla bocciata Martino. Pari, vediamo la bocciata di Martino, se ha chitato correttamente il pallino, sembrerebbe di sì, c'è un guanto tattico, sarebbe più che altro per non rovinarsi il mignone sopra, adesso a parte non era la mia, non era una battuta, ma quando si gioca soprattutto sui panni che sono abbastanza nuovi, ne fa 8 comunque, è un po' sempre un problema, nel senso che è facile rompersi la pelle, insomma rompersi la mano, sfregando. Campi è pronto per una bocciata, credo sia la prima, 26 a 12 e... Non è la prima, ho bocciato da Chito. Il ragazzo boccia bene, non fortunato in questo caso. Fa 4, ma ha fatto un passaggio in mezzo, è veramente una bella bocciata, vediamo se il pallino adesso sale
il quadrante superiore no, si ferma proprio su, appena sotto, buona, della Godenza, pronto per lo sparo, 33-18 per lui, 4 anche lui lo mette di sotto, 37-18, torniamo indietro dove c'è Mesuri che deve fare, provare a fare il punto, gli va di lusso perché il tiro l'aveva sbagliato, il punto lo fa lo stesso, però adesso per gli avversari non dovrebbe essere complicato, c'è spazio tra la biglia bianca e il pallino. Dovrebbero essere 6 della Godenza, va all'attacco.
Andruccioli non ha fatto il punto e quindi gioca l'ultima di mano. Lo sta giocando molto bene a punto. Poi ne avrà ancora una Martino, che prima sia lui che della Godenza hanno perso contro Bologna, ma le tre coppie hanno giocato ad alto livello. Adesso invece sta succedendo il contrario. Le coppie non stanno giocando benissimo, tranne, insomma, invece i due singoli sono tutti e due davanti. Vediamo che Mesuri ha fatto un tiro d'effetto, ha fatto un gran bel tiro, bel puntista davvero. La Godenza è andata a vuoto, vediamo ora la risposta a Mesuri da parte di Lei Zanotti. Mesuri di nuovo, punto è bianco, quindi tenterà un realizzo con quella rossa, non gli riesce nessun realizzo. 18 e 2, 20 è la bocciata, ci va Maddaloni. Tanto della Godenza attacca. Martino è pronto per la bocciata, quindi chi siamo noi per non guardarlo? Viaggia veloce il ragazzo, 32 e 8, 40, a 18 Andruccioli, ora Maddaloni. A vuoto Maddaloni. Quindi Cincini, boccia di rimessa, se passa niente. Finale del campionato delle province, seconda categoria, a Rimini, Genova. Cincini ne fa 6, 26 a 43 va alla bocciata. A vuoto. La Godenza si mette a punto, tanto campi sul biliardo 4, ha fatto filotto 34, andiamo a vedere l'aggiornamento del punteggio a 34, erano scappati due di Rimini e sono stati ripresi, bella partita questa, stiamo qui un po' su questo biliardo per vedere l'effetto che fa. Terenzi si mette bene a punto, ci può tirare dalla brocca da sotto, però la monaca riflette, noi andiamo a vedere Cincini che con una leggera spinta sposta il pallino e fa il punto adesso della Godenza, gioca l'ultima. Poi lui attacca, ma poi non è proprio il diavolo, quando
quando va appunto, tipo questa volta, anzi, però la sua indole è quella, lui vuole, è un attaccante. Vediamo Monaca che ha tirato da sotto, e bene, bella senza anima, non passa di fianco, i Birilli non fa neppure un punto. Ora andiamo da Cincini che ha l'ultima biglia in mano, punto di Della Godenza non è proprio semplice. Vediamo ora la scelta che fa. Riflette. Vediamo, qui siamo. Allora, siamo sulla partita Zafferani Zanotti contro Mesuri Maddaloni. Il punteggio è di 29 per la coppia di Rimini. E vediamo quando Gianmartino pronto per lo sparo. Andiamo a vedere 42-18, severa lezione finora ad Andruccioli. E qui il ragazzo vola, cammina sulle acque. 10 si porta a 52. Andiamo a vedere dall'altra parte, Maddaloni 22-29 per gli avversari, boccia lui. Questa sembra essere buona, è buona, ne fa 10, la sua si ferma proprio davanti alla buca. 32-29, Cincini è pronto anche lui alla bocciata, 28-43, vediamo se frutta questa, anche questa, 10, ragazzi, Birilli come se piovesse, 38-43, si è portato a ridosso dell'avversario, andiamo a fare una carrellata, allora qui siamo Martino contro Andruccioli, vediamo che si mette a punto, abbastanza, un po' lunghina, apre un po', lascia un po' di spazio, 52-18, poi qui invece abbiamo la coppia di Genova avanti 32-29, nel biliardo numero 3 siamo 43-38 per Della Godenza, quindi per Genova, e nel biliardo numero 4 invece siamo 34 pari. Nel biliardo non collegato siamo 44-10 per la coppia di Rimini e parlo di Barbanti-Sensolini. Ora, Della Godenza riflette, mi sento che attacca. Importante anche la biglia di Terenzi. C'era guardare di chi è il punto, qua intanto Della Godenza ha perso la biglia di vantaggio, fa di calcio, va sotto troppo, porta nel quadrante inferiore il pallino, ma non ottiene nulla. 43-38, Cincini, biglia di vantaggio, Terenzi intanto va alla bocciata e noi l'andiamo a vedere sul 38-34 per loro, Terenzi Fraternali. Stavolta va a vuoto, Cincini è pronto per il tiro. Un po' lunghina, però si è fatto il punto, non è un danno molto grave. Ora Della Godenza fa lo stesso tipo di tiro, se colpisce il pallino non fa il punto, forse. Lo tocca appena, però si apre, quindi adesso Cincini c'ha margine per fare il punto, vediamo che tiro fa. Oddio, l'ha tagliata molto, no. Punto lo fa, forse 2-4 punti, 42-43 e alla bocciata ci va Cincini.
non fortunato, a dire la verità, anche se è vero il secondo, anche nella Godenza ha fatto un metro di sotto, però sa, 44-43. Vediamo questo tentativo di realizzo di della Godenza, nulla di fatto, andiamo sul 2 dove la bocciata ci va Zafferani, 33-32 per la coppia di Rimini, fa 2, 35-32, andiamo a vedere gli altri due singoli, Martino e Martino, tanto Andruccioli a 28, vediamo Martino che cosa ha messo insieme, quanti punti ha. Andruccioli impalla il tabellone, io da qui 52. Maddaloni. Allo spettatore che chiede a Pisa, ha perso la prima 3-2 da Rimini, credo. Adesso qui la coppia di Rimini deve giocare la terza biglia di mano, 35-32 per loro. C'è però una situazione interessante al 4 dove Monaca ha messo una bella biglia, adesso tocca al suo compagno cercare di concludere il lavoro. Della Godenza ne ha fatti 7, si porta a 50 e va alla bocciata. Mezzo anche lui, 52-44. Campi un tiro che avrebbe dovuto toccare la sua bianca per spostare un po' la rossa. Adesso c'è da guardarci. Cincini. Fatto un calcio da 6, vediamo soltanto i benedetti a terra, ma insomma, c'è con 3, è complicato, con 4 ragazzi. Non è semplice, cerco di darvi comunque un po' il senso delle cose. Vediamo gli altri due singoli là in fondo, no, prima vediamo prima dei due singoli della Godenza, anche perché là è intervenuto l'arbitro della Godenza, se si ferma un po' lontano, è anche una biglia interessante, nel senso che siamo a quel punto interessante, non lo ha fatto, quindi è interessante per l'avversario. Per non farsi mancare nulla attacca un'altra volta e adesso è il tempo della bocciata di Campi, 38 pari. Bella coppia questa di... Ecco, unica cosa, questa maglietta rosa, insomma. Però adesso a parte le battute, squadra...
Bella squadra questa di Genova. Andiamo sul 1. Martino, chissà. 54-28.54-28 della Godenza, intanto al 30 demonio ne dovrebbe aver fatti 8, andiamo a vedere quanti ne segna. Sì, 63. Adesso ha due bigli in mano Cincini, che ne ha 50. E due biglie, credo, 6, 56, è la bocciata, quest'ora della sera non è male, 56-63, sembra qualcosa porti, porta 8, quindi scavalca il suo avversario di un punto, però mette il pallino lì in mezzo a castello, quindi 56-64-63. Questa è un po' corta di posizione, ai singoli là in fondo, 54-28, biglia di vantaggio per Andruccioli, questa è larga, si è fatto il punto ma per ragione di spazio, ora Andruccioli. È riuscito a fare il punto. Anche Martino è riuscito a infilarsi lì. Andruccioli, poi andiamo a vedere la bocciata di Campi, che è andato a 44. Andruccioli prende il rimpallo, non fa il punto. Campi pronto per la bocciata. 44-38. Quattro, 48-38. C'è prima della Godenza, c'è 37-36, massimo equilibrio anche qui. Nulla di fatto. Martino, 56-28. Qui non c'è equilibrio. Questa non produce birilli, credo, neanche quella di Terra Godenza, quindi tutto fermo, tanto sul biliardo non collegato, diciamo, chiamiamolo così, 50 per la coppia di Rimini e non vedo
28 la coppia di Genova, quindi il vantaggio Rimini in modo deciso. Monaca, due sponde esterne con spinta per cacciare via la biglia rossa, no, per fare anche un tentativo di Birilli. Terenzi Cincini, guarda come effettuare il tiro. Sì, bene Cincini sul pallino, piglia di vantaggio per lui, vediamo della godenza, qui siamo addirittura d'arrivo. Della Rodenza, tocca pallino. Oddio. Adesso gioca l'ultima però. Poi Cincini ne avrà due. Ho la sensazione che Cincini vada tutto in una volta, pian piano. Via la rossa. Adesso se vuole può farne due, forse due biglie, dico forse. '66-'69, boccia Cincini, finale, campionato delle province in seconda categoria, Rimini-Genova. Siamo ancora sul punteggio di 0-0, nessuna partita è terminata. Qualcuno si sta avvicinando, come questi due signori. Martino però, vediamo come è messo, 60-26, severa lezione ad Andruccioli da parte di Martino. Si porta a 68. Cincini la terza, ma ci vuole anche la quarta, qui ha messo una serie in ipoteca a perdere. Monaca deve difendersi da una situazione 48-38. Ora che non si decide, guardiamo Cincini. Adesso se ne potrebbero prendere anche 10. E a quel punto della godenza sarebbe a 60-79. Vediamo due sponde, tre sponde, risalire, se non colpisce la bianca, e insomma, non male la biglia del... Vediamo qui, stiamo attenti perché potrebbe essere la biglia della... La biglia della partita. Dieci.
Un birillo per chiudere. Così non si chiude, si può chiudere la porta, ma non si chiudono partite. 66 a 79, tanto comunque della godenza appunto non ci va. Invece sì, mi ha smentito. Non c'erano neanche. No, era poi non era lui, infatti. Ho detto che della godenza appunto non ci va. Sembrava strano che improvvisamente si fosse placcato. Gioca male, Cincini non prende il punto. Intanto il primo punto per Rimini lo portano Barbanti e Sensolini, che superano la Cetera e Isola. Cincini. Questa è buona. Spinge giù pallino, ma c'è da guardare di chi è il punto. La bocciata Maddaloni sul punteggio di 42-51 per gli avversari, parziale 1-0 per Rimini. Due, 44-51. È un po' che non andiamo sul 4 a vedere cosa succede. Allora, tutte le biglie rosse in campo, la biglie bianche sono due, quindi adesso c'è Andruccio nella bocciata, quindi andiamo a vedere sul 68-32, ne fa 4, 68-36. Alza il braccio, Campi. Cincini. Sessantotto-settantanove, questa è la Filotto. Settantasei-settantanove, ma non credo che della Godenza vada a punto, poi magari potrei anche sbagliare, ma infatti tocca pallino, non tocca pallino e ne fa 10, vince della Godenza 1-1 Genova Rimini. Ora
52-42 per la coppia Campi-Monaca e Campi di nuovo alla bocciata. Diamo Terenzi 54-42, diamo sul 2, vedere com'è la situazione, punto stretto, però tutte le biglie bianche in campo, in testa qui a Rimini 51-44. Sulle l'ultima di mano 68 sempre 68-36. Maddaloni, 46-54 per gli avversari, a vuoto. Vediamo i due singoli là in fondo. Martino, sempre imperterrito, ferma a 68, a 36. Andruccioli sul 4, 42-54, che conducono Monaca e Campi. Questa è la tagliata a risalire, non male. Trenzi ci pensa, Maddaloni no. Maddaloni ha sbagliato, adesso il suo socio Mesuri. Ne ha fatti 10, si è parlato a 50, l'avversario ne ha 68, ma già da un po' che ferma 68. Prende il punto Andruccioli, siamo 50-68, qui invece siamo 54-46 per Rimini. Vediamo il tiro di Monaca che...
Adesso siamo 1-1 tra Genova e Rimini. '59, ce ne vogliono 12 per chiudere il match. Fa 6 campi e si porta a 65. Dando per scontato che qua vince Monaca, che il singolo vince forse Martino, quella che decide questa qui di Maddaloni. Nulla di fatto, 54-48, la situazione non si muove, 65, andiamo a Monaca, 65-42, Martino, Boccia 74 per portare la propria squadra sul 2-1 e mettere pressione agli avversari. Trabirilli per portarsi in vantaggio 2-1. Insomma, 78, per poco che arrivi, mette un bel punto adesso per Mesuri, non sarà sicuramente semplice, andiamo a vedere Martino che anche lui ha una pratica da sbrigare. Tanto che semplice, la sbriga abbastanza bene. Ai 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 ai. Buono. Al biliardo 4 va la bocciata Terenzi su 68-44. Terenzi a vuoto. Qui riflettono
Qui invece Martino, sì, prendi un bel punto, adesso per l'Anducci non sarà semplice, a vuoto 48-56. Sul 4 la faccenda per Terenzi e Fraternali si complica, 68-44 l'ultima biglia, poi gli avversari ne avranno due, avranno tre addirittura, per chiudere la mano, adesso non concesso che il punto lo prenda. Andruccioli alla bocciata, 78-52. 78-60. Anche qui tutte le biglie in tavola. Vincono Monaca e Campi 2-1 per Genova. Ora andiamo qui, errore di Muccioli, di Andruccioli, dai pur questo Muccioli. Andruccioli adesso andrà di spinta sicuramente. Siamo 2-1 per Genova. Questo è il 3. Settantuno-settantotto. Vediamo intanto qui. Adesso c'è l'ultima Muccioli, Andruccioli, Maddaloni però va alla bocciata, noi chi siamo per non andarla a vedere, 58-56, vantaggio anche qui, siamo già 2-1 per Genova che si avvicina, Andruccioli è pronto.
Adesso Martino deve prendere il punto, però prima boccia Maddaloni. Se ne fa 12 è finita. Quattro e va in buca, sono due per gli avversari, 58 pari. Vediamo se Martino mette la biglia a punto, se la mette a punto è finita. Telefono, lo andiamo sull'altro biliardo. Questo è il punto decisivo, se lo fa la partita è finita e si laureano campioni nazionali i genovesi. Non lo fa e adesso ha un'altra biglia. Vince Genova campioni nazionali delle province 2024 di seconda categoria. Io a questo punto vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buonanotte, l'orario c'è tutto. Alla prossima, buonanotte a tutti da Vanni Bertacchini.